Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Euro Truck Simulator 2. Siamo sempre qui con la società M84 Import ed Export. Stiamo andando a prendere un nuovo carico. Da quello che ho visto potrebbe essere una turbina. Allora, andiamo a vedere là. Eccola qua. Purtroppo è scritto in russo, quindi io non so assolutamente che cos'è. Da qui mi sembra una specie di turbina o qualcosa del genere, però può darsi anche che mi sbagli. Comunque, andiamola a prendere. Andiamo a caricarla, vediamo un po' dov'è che posso andare a prenderla. Qui. Ma se io non l'ho capita come lo vuole essere messa, se così o più tipo mi, io non lo so. Vabbè, qui, ah, così, perfetto. Ok, io ho fatto un giro inutile. No, non ho fatto un giro inutile perché così mi trovo meglio a parcheggiare. A meno che effettivamente io devo entrare come stanno gli altri rimorchi. Ma mi sembra un po' una cosa non fatta bene. Credo, Vediamo. Ragazzi, io ci sto dentro, ma non va. Quindi molto probabilmente devo entrare di muso avanti. Vediamo un po' se ho ragione. Così dov'è? Qua. Ops. Magari lo vuole così. Non l'ho capito sto parcheggio. Come caspita lo vuole. Vediamo un pochettino. Ecco qua. Oh, lo vuole così, perfetto. Ok, eccolo qua, il nostro bel caricone. A me mi sembra una turbina, o almeno una batteria. Può essere una batteria? Una mega gigantesca batteria? Non lo so. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cos'è, che tipo di carico è. Cioè, che cos'è. A me mi sembra una turbina. Poi ovviamente sbaglierò. È scritto in russo, quindi in russo io non lo capisco, quindi. Ok. Ok, ok, andiamo. Ho aumentato un pochettino leggermente il volume del gioco per farvi sentire anche il sound del camion. Ovviamente ragazzi, il parcheggio non so se lo taglierò, che vi rimango solo la parte giusta del parcheggio oppure no.
Non lo so, adesso vediamo. A sinistra ovviamente non viene nessuno perché è rosso. Ah, dobbiamo andare, vi faccio vedere subito, dobbiamo andare a Bialystok. Dovrebbe essere Polonia. Dovrebbe essere Polonia. Sì, ragazzi, confermo, è Polonia. Quindi sono circa 300... No, circa 400 chilometri, quindi... Allora, noi qua faremo meglio ad andarcene a sinistra appena è possibile, perché devo, vedo lì dal navigatore che devo girare a sinistra, quindi è meglio spostarci a sinistra. Vai. Ok. C'è un segnalino russo, perché? Questi danni? Può essere. Vabbè, 5% praticamente sono le ruote, cioè il consumo del pneumatico. Non credo di aver fatto i danni. Qua il semaforo è inutile guardarlo, guardiamo quello lì davanti. Questo ha lì già i fari accesi. Wow, come è possibile? Ah, comunque ragazzi, io ho notato che non c'è assolutamente differenza tra averla e non avere la mod, quello che illumina di più la notte in American Truck Simulator. O almeno io non me ne sono proprio accorto della differenza. Magari c'è la differenza, magari c'è. Solo che ho visto il video vecchio prima di registrare la mod. E poi il video che ho registrato con la mod attiva. Ma io non trovo differenza, ma... Comunque. Ce l'abbiamo attiva, rimaniamo attiva. Magari cambia la, la visualizzazione, cioè rende un po' più più limpida, ecco, la notte più chiara, e quindi dà un grosso aiuto. Questo sì. Ecco qua, dopo aver fatto lo screen, andiamo. Ok. La strada dei semafori, questa è. Oh, meno male. Abbiamo preso la scia verde dei semafori. Fortunatamente. Ah, queste scie. Quando beccate quella rossa, oh mamma mia, se una strada da panico, cioè molto lungo. Ui, dove vai? Spero che qui mi dovevo allargare, perché carico quello che è. Stavo dicendo, quando prendete la scia verde
va benissimo perché tutti i semafori rendono verde, ma quando prendete la scia gialla, ho detto di tutti i colori, ok? La scia rossa, cavoli. O cavoli veramente. Ah, a breve ragazzi vi metterò anche la cam. Ho fatto appositamente una maschera appunto per per la cam da mettere ovviamente in editing. Ah, ho rimesso, come avete potuto vedere, la mia intro. L'ho modificata leggermente, è venuta molto più carina. In pratica ho messo solamente l'immagine dietro, lo sfondo, cioè lo sfondo stellato, veramente alla Universal Pictures. Almeno ho levato un po' quello sfondo nero che c'era. Non è stato facile perché c'è del nero anche nel mondo, cioè sulla terra sotto, come se fosse l'ombra. E là non è stato facile, ho dovuto scendere a un compromesso, ma il risultato finale è buono, è abbastanza buono. A me piace personalmente. Piaceva anche prima. Però dico, cacchio, c'è il mondo, almeno un po' di stelle dietro, mettiamocele. C'è la terra che gira, mettiamoci un po' di stelle. E infatti, volevo cercare un GIF animato con le stelle che brillavano, ma non è stato possibile perché il programma che uso io, che è Video della Magix, Video Deluxe 2016, mi ricordo più, in pratica non supporta le GIF animate, quindi anzi forse proprio le GIF non supporta, e quindi ho dovuto scendere a un compromesso anche qui e scegliere una immagine statica che tutto sommato ha il suo fascino. Ha il suo fascino. Ok, ci trasferiamo in Polonia, visto che abbiamo finito, o quasi finito, adesso non mi ricordo molto bene se abbiamo esplorato tutti i DLC del Baltic. Mi sembra che mancavano 2-3 forse città ancora, non lo so. E iniziamo a scendere un pochettino e andiamo, ci avviamo magari verso l'Italia, verso la Francia, Germania, in Svizzera ovviamente, e poi Inghilterra anche, perché no? Olanda, passando per Olanda e Belgio. Eccolo. Ora è successo il botto. Succede il botto ora. Cacchio. Cacchio, combino. A Cargo Trass, ma ti sembra in moto questo? Ha più che altro quell'imbambito in civile della con la Fiat, punto. Cacchio, c'è la strada libera a sinistra, infilite a sinistra, visto che c'è il collega che ti sta, che si era già infilato. Penso che aveva visto che non c'era, c'era molta distanza, e quindi aveva già calcolato che quel pirletta con la macchina si sarebbe spostato sulla sinistra
Invece purtroppo non tutti abbiamo le stesse cervella, fortunatamente, ma purtroppo le cervella di molta gente non funziona. E quindi è successo quello che avete appena visto. Dobbiamo girare a destra. Ma che fa quella macchina? Che fa? Lo vedete quando io dico che è proprio rincoglionito questa intelligenza artificiale? Non ho ragione a dirlo. Mamma mia. Non c'è nessuno a sinistra. Ok, e mettiamoci la nostra destra. Miglia 70 km orari. Siamo in America, track. Siamo in Europa, grazie. 220 km. Sì, siamo a un buon punto. Ok, possiamo andare a 90. È bello che non viene nessuno. Però ricordiamoci che qua dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire e ora è tutta la strada. Poi è proprio una curva quella. Non riesco a individuarla. No, è un'uscita. È un'uscita, quindi dobbiamo uscire. Avvisiamo le persone che stanno dietro, mettendo la freccia prima, leggermente prima, e infiniamoci. Ok. Nessuno, quindi dobbiamo iniziare. Mettiamoci a 80 perché dobbiamo andare a 80. L'avevo preso per 90, chiaramente. 81 va bene, va benissimo. E treno va. Non so se si è venuto registrato il fischio del treno, perché qui a pochi passi da me c'è la, abito vicino la stazione qua di Casoria. Passaggio
è obbligatorio da qui. The Train of... No, aspetta, com'era? Ah, The Last Train of... to Andromeda. Off non c'è. Che tipo? Last Train to Andromeda. Ma se io spengo i fari, che succede? Fanno una multa? Ragazzi, voi sapete che noi dobbiamo fare il pieno? Perché altrimenti col cavolo che ci arriviamo. E adesso come sono accorto? Ui, dove vai? Porca miseria, non ero 10 al litro. Mazza. Ottimo prezzo. Ottimo prezzo, veramente. Ragazzi, questi paesi dell'est proprio a benzina stavano così bene. Cioè a carburante, al prezzo del carburante. Questa dovrebbe essere diesel. Nei camion. Però penso che anche a benzina stanno messi bene. Sempre a livello di prezzo. Ok, non viene nessuno. E va bene, siamo entrati in Polonia. Eccoci qua. Padre di Papa Wojtyla. km. Possiamo andare un po' più veloce grazie. Ovviamente qua stanno lavorando i campi. Sì. Eia. Guardate ragazzi. Ok, dai. L'ultimo sforzo, 60 km. Che è successo? Ah, è treno. Bialystok. Stiamo arrivando. Ragazzi, io cercherò di fare tutti i video in di giorno, perché capisco che di notte non si vede una mazza, quindi personalmente a me piace girare, piace guidare anche di notte. Però capisco che quando vai a registrare un video di notte non è che si veda chissà che. Quindi lo posso capire, quindi vedrò di registrare tutti i video di giorno. Poi certo, se durante un video cala la notte però potrei sempre fare attivare, far diventare giorno tramite il comando da console. Non è un problema. Sono già le 5, no, le 6 meno 20 dopo pomeriggio.
Quella. Mancano 20 chilometri. Wow. No, ragazzi, queste cuffie 7.1, anche se virtuali, sono veramente una cannonata. Mi fanno sentire tutto in tutti diversi parti delle cuffie, delle casse. Wow, spettacolare. Capisci a volo da dove sta avvenendo il rumore, il treno, eccetera. Bello. Ormai sono un paio d'anni che ce l'ho queste cuffie. Già sa adesso, mamma mia. Sono spettacolari. Allora, inizio a rallentare perché qua c'è il cinquantino, eh? È il cinquantino, quindi dobbiamo andare piano piano. Che cacchio. Bialystok esplorata. Non so la pronuncia esatta, ovviamente. Guarda ragazzi, ma mi sono soffiato un po' il naso. Il nasino nasello. Ui, vai. Alla ITCC dobbiamo entrare? A quanto pare sì. Ok, sarà qualche macchinario industriale allora. Ui, mamma mia. L'ho presa non male, di più. Meno male che mi sono solamente appoggiato col camion. Quindi facevo un botto enorme. Dov'è che devo... Ah, lì devo parcheggiare. Va bene. Va bene, capo. Vicino a palo, giusto? Devo andarmi a fare la manovra? Che pirra che non sono altro, eh? Ma stiamo andando giusto? Aspetta, 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 aspetta. E che cos'è? No, ho sbagliato io, scusa. Au! Namo! E comunque stavamo andando giusto. Mamma mia, come stessi brutto, figlio mio. Che cos'è? Pezza bene. Ecco, bravo, così. Così ti voglio. Così ti voglio. Qua. Dai.
Dai. Non mollare. Dai che ce la facciamo. Grande così. Ma buono ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ovviamente attivate la campanella per avere le notifiche. Trovate i link in descrizione di Facebook e Instagram e ovviamente lo store per acquistare tutte le magliette, cioè tutte, due, una maglietta per il momento è la tazza ufficiale del nostro marchio, importazione e esportazione M84. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.